quindi del giovedì. Andiamo a vedere poi quando fanno la seconda partita. Sì. Allora, la Croazia giocherà poi sabato alle 18 con l'Islanda, però siamo, oh, gioca con l'Islanda, facciamo i corna, insomma, cioè, che non succeda nulla. La Spagna invece Andarì. gioca a casa alle 20:45 contro la Macedonia. E ci saranno dei giocatori del Barça. Passiamo oltre a domenica, non abbiamo giocatori che giocano domenica, se non mi sbaglio, sto vedendo. Andiamo a lunedì, non c'è nulla. Ecco che A martedì. arriviamo a martedì. Non ci sono giocatori nostri perché c'è Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela. Andiamo a mercoledì e troviamo mercoledì 16. Sì. Ultimo appuntamento, poi ricordiamo per quanto riguarda il 2016 con le nazionali. Ultimo Sì, appuntamento con le sì, nazionali del sì. 2016. Argentina-Colombia. Si gioca a mezzanotte e 30 di mercoledì 16, ora italiana. Sarebbero a 20 e Buenos Aires 30, 20 e 30. le 20 e 30 di martedì 15. L'Uruguay va a giocare sempre allo stesso orario in Cile, mezzanotte e 30 italiana. 20 e Sarebbero 30 sempre. 20 e 30 in Cile? Sì, perché Cile, Argentina, Brasile, Uruguay sono meno 4. Meno 4. Quindi, parliamo sempre di mercoledì in Italia, martedì 15 in Sud America. Perù-Brasile si gioca alle 3:15 di mattina, di notte, di mercoledì 16 in Italia. Sarebbero in Perù? A Lima sono Perù sono meno 5. Meno 5, quindi sarebbero Alle 3:15 tre, meno. alle sarebbe alle 10 e qualcosa. Le 10 e qualcosa in Perù, e qui Perù perché siamo verso l'estate, si giocheranno a questo Sì, orario. esatto, sì. Ok, quindi ecco. Quindi parliamo sempre di martedì 15. Il mercoledì si presume che più o meno questi Ah potrebbero no, scusa, partire. Perù sono meno 6, Ah, scusami, sono ecco, italiano. quindi sarebbero le 9 e 21 9 e e 15, 15. sì. Le 21 e 15 in Okay. Perù, quindi anche in questo caso noi i giocatori li vedremo il giovedì. Sì, Perù, Ecuador e la Colombia sono meno 6. Il giovedì, e quindi di conseguenza la partita c'è, ricordiamo purtroppo, alle 16:15 di sabato con il Malaga. E noi I tempi sono questi ravvicinati. quattro giocatori, Mascherano, Messi, Suarez e Neymar. Neymar, potrebbero fare un paio di allenamenti se tutto va bene. Mascherano potrebbe essere fondamentale qualora un TD non Certo, perché la recuperasse. coppia potrebbe essere Piqué Mascherano, anche perché Mathieu non c'è. E certo, Quindi c'è un TD. anche questo è un problema. Va bene, allora, ragazzi, noi vi abbiamo dato le date. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Torna pure il giorno di Alba. Donna, che gioia, incrociate le dita. Chi è credente dica una preghiera. Non so se in cattolico, in ortodosso, in protestante, oppure lo dica in indù o lo dica in musulmano, non lo so, in islamico, in giudaico, dite quello che vi pare, però mettiamoci là e evitiamo che i nostri giocatori tornino col virus FIFA, in particolare i sudamericani, che sono fondamentali per il nostro gioco e per il Barça. Bene, allora abbiamo anche Stefano dato questa informazione, e io direi di andare proprio nei saluti finali, no? Anche perché, Ringraziamo tutti coloro i quali sono intervenuti oggi. esattamente, da Alessio Tacchinardi a. Sì, grande Alberto, ci ha fatto segno. Alessio Tacchinardi, ad Alessandro Esposito, a Sergio Leonetti e poi insomma ovviamente al nostro nuovo redattore di Passione del Calcio.it, ma anche insomma curatore delle notizie del Barça, il nostro Alessio Zanoletti. E dobbiamo ricordare, ecco, Alberto, giustamente, mi dimentico Alberto, anche mi ricordi le È cose. quando uno è innamorato. Sì, dal Barça. E i nostri amici, i sostenitori, lo Spicci GL Quinta Lega si trova in Viale Irpinia 70, aperti dal lunedì al venerdì alle 9 alle 12:30, dalle 15 alle 18 per la tutela delle pensioni e dei pensionati. Il caffè letterario Mameli 27 in via Goffredo Mameli 27 Trastevere, Roma. Ricordiamo che il caffè letterario Mameli 27 si trova in una delle vie più esclusive
esclusive del quartiere Trastevere, a pochi passi dal Gianicolo, in un'atmosfera calda ed accogliente. Potete leggere o comprare un libro, ascoltare musica dal vivo e assistere ad eventi teatrali, presentazioni di libri ed eventi culturali. Vi ricordo il numero del telefono 0689018978, 328-6103-675, l'email è caffè.mameli27@gmail.com, il sito internet è mameli27.com. Il nostro e vostro parrucchiere di fiducia, Ribelli, unisex estetista, in via Neo Romano 39, zona Prenestina, Villa Gordiani, orario vicino uno alla Faria Mater. Telefono 340-5341-633 del nostro amico e socio della Pegna Blogana a Roma, Massimo Castellano. Ricordiamo invece il Pride Pub, dove la Pegna Blogana a Roma vede le partite del Barça, che è in via Enea 15B, zona San Giovanni Appio, metro A, fermata Furio Camillo. Quindi questo mi raccomando, poi vi daremo la settimana prossima le coordinate per vedere la partita col Malaga. Io non ci sarò, ci sarà Alberto, ci sarà Stefano, ci sarà Flavio, ci sarà probabilmente un nostro amico, il presidente della Pegna di Marrakesh, che viene a visitare la città di Roma, che ovviamente noi anfitrioni la Reina della Noce. Gli faremo insomma la regina della notte, deve essere, che salutiamo Erika la salutiamo affettuosamente, l'altra direttore giustamente direttrice di passionedelcalcio.it. Allora chiudiamo definitivamente qui la trasmissione, sono le 22:33. Grazie a Stefano Rizzo. Grazie a te, Maxi. Grazie al nostro Alessio, che per ricordarmi il cognome me lo dovrò imparare, Zanoletti. Grazie a te, Max. E poi al nostro Alberto Flaco Polinori. Grazie di cuore a tutti, un abbraccio, e io le dico soltanto a dopo, perché tra poco comincia Dialogando con Latinoamerica, e un complimenti a Alessio. Esattamente. RadioRomaFutura.it non vi lascia, dopo di noi Dialogando con Latinoamerica conduce Alberto e Flaco Polinori. Barça, Radio Barça Italia torna la settimana prossima, che è di giovedì, e parleremo con il ritorno dei giocatori dalle nazionali, ovviamente la partita contro il Malaga. Vi auguriamo una buonanotte, ovviamente visca il Barça, visca Catalunya e visca Roma. Buonanotte. A dopo. Buonanotte. Buonanotte. És un clam, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agirema. I s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar. Blaugrana el vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom.
Per Messi entra l'aria, Messi, chiude Messi, gol! Messi, ancora Messi, incredibile, non lo potevi immaginare, non lo hai visto mai, incredibile.